incominciava a far morire dentro di me le speranze sull'amicizia e sull'amore, perché al mondo parevano solo sogni ed illusioni. Ho incontrato Gesù sul piatto della mia fame di felicità. E tutto quello che mi diceva e mi prometteva pareva bello. Faceva riaccendere in me una speranza antica, ma sempre presente. È così difficile aspettare. Aspettare sempre. E tu forse predicavi troppo ad avere pazienza. Ed io sono giovane. E quando si è così, si vuole tutto e subito. E non ho capito che la tua strada è lunga e che costa tanto la gioia vera. Dal padre, la figlia dalla madre, e i nemici abiteranno nella vostra stessa casa. Non abbiate paura, sarete odiati e perseguitati da molti, ma ricordatevi che io ho vinto la morte. Fools, nell'allestimento ideato, è un dramma surreale, ambientato in un luogo plastico, quasi metafisico, e in continua trasformazione. Fools è fuori dal tempo e dallo spazio. Anzi, in Fools, spazio e tempo si fondono e si confondono. I suoi personaggi sono però uomini veri, capaci di essere felici, capaci di donare, capaci di essere mentalmente liberi e per questo considerati stupidi. Folli. Ma la maledizione che vigila su di loro è in realtà una vera benedizione, in quanto li rende speciali, preziosi. L'intelligenza non mette piede a frescate da molti anni, fino all'arrivo del maestro Leone Paradiso. Qui Leone dovrà affrontare la sua follia più grande, quella di ritenersi l'unico savio. Ma si sa, l'amore rende folli anche i saggi. Il confine tra l'intelligenza e la follia è volatile, e forse la follia è il grado più elevato dell'intelligenza. Fresca! Mi piace! È proprio come lo immaginavo! Un tranquillo e piacevole villaggio! Non troppo grande, no, ma è il posto ideale dove un giovane maestro di scuola può iniziare la sua carriera. Francamente, io non avevo mai sentito parlare di Frescate finché non ho letto quell'annuncio che il dottor Spaccatucci ha messo sul giornalino della scuola. Questo è un giorno molto, molto importante per la mia vita! Il mio nome è Leone Paradiso, sono il nuovo maestro di scuola.
Io sono Leone Paladino. Ma così lei è il nuovo. Il miglior giovane maestro di tutta la nazione. Un maestro! È un maestro! Il nuovo maestro è qui! Ah, grazie al cielo! Il nuovo maestro è qui! Grazie, sono commosso per questa calda e superlativa bellezza. Ma fate come se fosse a casa vostra, maestro! Toglietevi la giacca, maestro! Accomodatevi, maestro! Porto una tazza di tè, maestro. Grazie a te, maestro. Oh, vuoi che è bella, maestro? Forse vorresti iniziare subito a insegnare, maestro? Nessuno è più impaziente di me. Giovanotto? Sì. Ma avete mai sentito parlare della maledizione di Frescati? Di che maledizione si tratta? Sta arrivando! Una maledizione su tutti gli abitanti di Frescati. Possa la figlia di Michele Spaccanoci, assassina del mio unico figlio, essere posseduta dall'ignoranza. Possa la stupidità inghiottire il suo cervello. Possa l'incompetenza incombere sulle sue facoltà. Possa la ragione diventare ragionevole e possano i suoi figli essere anche loro maledetti. E possano tutti gli abitanti di Frescati nascere e morire nell'ignoranza, incapaci di lasciare questo villaggio maledetto, finché la mia vendetta non sarà soddisfatta. Posso presentarle la nostra bambina, Sofia Spaccanoci. Sofia, questo è il nuovo maestro, Leone Paladino. Sofia, vorrei farti qualche semplice domanda. Sai, dovendo iniziare la tua educazione, devo capire che livello sei. Non ti esagero, stai tranquilla. Non vorrei mai che il tuo bel viso apparisse turbato. Vediamo, Sofia. Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito? Sì, il tuo colore preferito, il blu, il rosso, il verde. Qual è il tuo colore preferito? Lo sapevo una volta. Pensaci bene, Sofia, te lo chiederò ancora una volta. Qual è il tuo colore preferito? Questa non è mica l'università, eh? Il mio colore preferito? Sì? È il giallo. Il giallo. Il tuo colore preferito è il giallo. Perché il tuo colore preferito è giallo, Sofia? Perché non si incolla le dita. Penso che si sbagli. Credo che sia il blu che non si incolla le dita. Questa è una risposta molto interessante, Sofia. C'è una certa logica in questa risposta. Il fatto che questa logica mi sfugga non cambia il fatto che lei abbia questa nella mente. Vorrei poter volare come un uccello. Navigare nel vento ed essere portata via, oltre le montagne e i laghi, oltre le foreste e i fiumi, e incontrare la gente degli altri villaggi, per vedere com'è il mondo, per conoscere tutto ciò che non potrò mai sapere, perché sono costretta a rimanere per sempre in questo posto. Io, Leone Paradiso, farò in modo che il desiderio di Sofia Spaccanoci sia vero. Se potete fare questo, maestro, vi sarò di vitrice per sempre. Sofia! Dolce Sofia! Alzati, mia cara! È l'ora della proposta di matrimonio. Papà, io sono il papà, lei è la mamma. Abbiamo sbagliato. No, stavo leggendo alla luce della coperta. Vuoi sposarmi, Sofia? Oh mio Dio, così romantico! Vorrei solo che i miei piedi la bruciassero. Mi dispiace,
rispondeva la testa. Ma il matrimonio è un enorme passo da intraprendere e non voglio farlo mentre non ho l'intelligenza per rendermi conto di che tipo di passo sia. Buonanotte, signore. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte. Scusate, signore, ero solo di passaggio. Posso presentarmi? Io sono Leone Barazzo, amici di voi. Il nuovo maestro è venuto qui nel patetico tentativo di spezzare la tradizione. Buongiorno. Prego. Non sapete che se trascorre di un solo giorno non sarete riusciti a farla ritrovare in presenza. Dovrete andare via dal suo villaggio. Se rimarrete ancora un secondo di più, sarete voi stessi vittima della maledizione. Se potessi conoscere il sentimento di amarti anche solo per un giorno, sopporterei centinaia, migliaia di anni di maledizione. Buonanotte, Leo. Dio ti benedica. Tre giusti! Sarà un gran giorno questo, me lo sento!
apprendere molte cose non insegna l'intelligenza. Le persone veramente intelligenti sono quelle capaci di essere felici. E purtroppo questo tipo di intelligenza non la insegnano in nessuna scuola. See you soon. It won't be long.
that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away, so I've been telling old stories and singing songs that make me think about where I came from. And that's a reason why I feel so far away today. And let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia's been calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Caledonia's been everything I've ever had.